Prego. Buongiorno a tutti. Siamo, io vi abbiamo invitato per annunciarvi la nuova edizione di Revolution Culture dopo il successo ottenuto l'anno scorso, una manifestazione che ha lietato tutta l'estate a Quese e ideata dal nostro direttore artistico Alex Leone. Passo la parola all'assessore alla cultura, il dottor Michele Gallizzi. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi siamo qui per presentare il nostro musicista acquese, Alex Leone, un artista acquese che fa, devo dire, la differenza intorno alla cultura della nostra città. È un musicista, è un artista che ha saputo intrecciare con la natura, pensando a questa transizione ecologica, la musica con l'ambiente, pensando appunto che quest'arte, questa disciplina elevata per chi eventualmente è portato a farla, è davvero fondamentale per trasformare una società, per trasformare un ambiente, perché crea una sensibilizzazione profonda in chi la segue. E devo dire che Alex Leone è in grado di fare questo, tant'è che questa Revolution Culture che del 2023, che si collega con quella dell'anno scorso, ha queste finalità, ha questi obiettivi. E io sono sicuro che Alex Leone ci darà grandi soddisfazioni e creerà per la città un momento di particolare sensibilità musicale e anche ambientale. Grazie a Alex. Buongiorno a tutti, grazie all'assessore. Allora, mi presento, sono Alex Leone, il direttore artistico e ideatore del Festival Revolution Culture, che è arrivato alla sua seconda edizione. Oggi vi presenterò, diciamo, lo svolgimento del festival e i vari ospiti. Allora, innanzitutto voglio fare i ringraziamenti, quindi parto doverosamente dalla città di Acqui Terme, che sin dalla nascita di questo progetto è stato davvero molto molto accolto, diciamo, questo progetto, e abbiamo creato una bellissima sinergia appunto tra le istituzioni, altri enti privati e vari partecipanti, diciamo, per dar vita a questa manifestazione. Quindi ringrazio l'assessore Gallizzi, ringrazio il sindaco Dalino Rapetti, ringrazio gli addetti ai lavori, Simona Perocco, Diego Martinotti e non per ultimo anche l'ufficio turismo con la Daniela Benzi, che diciamo abbiamo creato davvero una bella squadra e siamo pronti, ecco, per presentarvi questa iniziativa. Ringrazio anche la Regione Piemonte e la provincia di Alessandria e non per ultimo, diciamo, anche il Premio Ambiente che quest'anno, diciamo, promuoverà questa iniziativa. Allora, il festival partirà con un evento di presentazione che si terrà il 1° luglio, dove insieme a tutti gli addetti ai lavori presenteremo in Piazza Italia, presenteremo il festival e avremo un ospite molto importante, un artista diciamo, che porterà un vento di novità, ecco, per la città di Acqui Terme, con un progetto molto bello di musica live ed elettronica. Il progetto si chiama Rockwe Body Heat e sarà un momento, diciamo, ecco, proprio di grande festa e proprio di inaugurazione
preparazione della seconda edizione. E il festival vero e proprio partirà poi dalla fine di luglio, esattamente avremo 5 weekend, il venerdì e il sabato, esattamente partiremo il 28 di luglio con una rubrica che si intitola Testimoniamo la sostenibilità e si terrà in Corso di Ganò ad Acqui Terme, dove diciamo questo format si ripete esattamente per i 5 weekend. Al venerdì praticamente presenteremo una serie di aziende del territorio che stanno facendo un grandissimo lavoro per quanto riguarda gli aspetti diciamo sulla sostenibilità ambientale, energetica e anche economica, ecco. Quindi ci saranno all'incirca una quindicina di aziende che si alterneranno e insieme creeremo un piccolo dibattito in questa occasione del venerdì, dove presenteremo appunto quello che le aziende hanno realizzato e quali sono i loro progetti futuri a riguardo. A seguire al venerdì ci sarà un DJ set che chiuderà diciamo poi questa rubrica. Il giorno successivo, al sabato, il format è leggermente diverso, nel senso che ci sarà una rubrica dedicata sempre diciamo, al tema sostenibilità e avremo, diciamo, sarà più articolato. Ecco. I partecipanti a questa rubrica saranno soprattutto associazioni molto importanti del territorio e enti. Allora, inizieremo il 29 di luglio in Piazza della Bollente con un dibattito intitolato Ama la natura, sostenibilità degli ecosistemi e il nostro ospite sarà la Fondazione Capellino e insieme a loro appunto apriremo un dialogo per quanto riguarda questo argomento. Successivamente ci sarà un concerto di musica live e vedrà coinvolto una formazione importante che arriva da Bologna, si chiama Westfalia, sono un quartetto jazz diciamo che stanno esplorando svariate sfaccettature anche della musica jazz, entrando anche in una dando una direzione anche diciamo più giovanile, più elettronica anche al loro genere. E, il weekend successivo avremo il 5 agosto la rubrica che sarà dedicata al cibo e quindi il nostro ospite sarà il consorzio Roccaverano DOP e insieme parleremo di un progetto molto importante per il territorio piemontese, il territorio del Monferrato soprattutto, che si intitola Robin. Questo progetto nasce svariati anni fa e riunisce al suo interno svariate figure che riguardano diciamo, le attività del territorio, attività diciamo e aziende che rappresentano appunto sia il mondo del vinicolo, il mondo della produzione diciamo casearia, il mondo diciamo della coltivazione anche di grani antichi, svariati produttori diciamo che si occupano di apicoltura e quant'altro. E successivamente ve li elenco tutti, ne abbiamo ancora tre appuntamenti, tre sabati, praticamente andiamo al 12 agosto e il 12 agosto ci sarà un dibattito legato all'economia territoriale, in questo caso verrà coinvolto un ente molto importante del territorio che è il GAL Borba, il quale diciamo attraverso i suoi progetti prende i fondi dall'Unione Europea e li ridistribuisce sul territorio e quindi questo per noi era molto importante perché
appunto molto, molto spesso, a mio avviso, ovviamente prima ci deve essere la sociabilità ambientale di quello che si fa e successivamente, cosa molto importante, anche la sostenibilità economica, ovviamente, se queste, diciamo, cose non stanno insieme, ovviamente non si possono fare dei passi avanti. Allora, come esempio, il Gal Borba sta sicuramente facendo un lavoro molto molto importante, mettendo a disposizione dei bandi attraverso i quali le aziende possono, diciamo, migliorare aspetti anche per quanto riguarda parte, diciamo, energetica, oppure anche di miglioramento sotto vari aspetti della sostenibilità. In questa occasione verrà coinvolto successivamente una formazione, diciamo, che è di qua del territorio, si chiama Lo Straniero, sono un gruppo di musicisti che hanno fatto già e stanno facendo una carriera molto importante in Italia e anche all'estero, e quest'anno ci tenevo particolarmente, diciamo, di coinvolgere degli artisti anche del territorio, proprio per creare, diciamo, più sinergia e valorizzare anche questi aspetti. Successivamente, il 19 agosto, parleremo di clima e negazionismo climatico, e parleremo insieme a un'associazione del territorio che si chiama Cartugna APS, un gruppo di ragazzi giovani che stanno facendo progettualità per quanto riguarda altre manifestazioni e quindi ovviamente tutti temi molto attuali, lo vediamo oggigiorno, diciamo, il clima è veramente cambiato, questo non si può più negare, però nonostante le evidenze ovviamente è bene sicuramente affrontare, diciamo, questi argomenti e presentare, diciamo, magari anche, appunto, dei documenti scientifici che confermano, appunto, che il clima purtroppo non è più lo stesso, ecco, e quindi che cosa si potrebbe fare al riguardo e quali, diciamo, potrebbero essere le direzioni sia da parte del singolo cittadino ma anche da parte, diciamo, delle istituzioni, aziende e quant'altro. E successivamente ci sarà l'esibizione live di un altro artista del territorio che si chiama De Morbelli e, come dicevo prima, anche De Morbelli è un artista acquese, un artista al quale ho voluto dare spazio e proprio perché tutta questa serie di artisti, diciamo, del territorio stanno facendo davvero una grandissima carriera, stanno lavorando molto molto bene dal punto di vista artistico e mi sembrava, appunto, doveroso coinvolgerli in questa seconda edizione. Per concludere, chiuderemo il festival il 26 di agosto, sabato 26 agosto, con un dibattito intitolato Ci vorrebbe un miracolo, lavoro e imprese sostenibili, e parleremo a riguardo con un'associazione onlus del territorio che si chiama Impressioni Grafiche. Questa azienda esiste da tantissimi anni e sta facendo progettualità e, diciamo, è molto 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 attiva per quanto riguarda creare lavoro e dare una visione di come può essere, diciamo, un'impresa e il lavoro come può essere, diciamo, sostenibile sotto vari aspetti. E a concludere il festival ci sarà l'ultima formazione della quale sono davvero molto molto entusiasta di essere riuscito a coinvolgerli, è un progetto molto molto importante che arriva da Torino, e è un collettivo di musicisti, il progetto si intitola Jazz Rhapsody Collective e riunisce il mondo della musica jazz underground con il mondo della musica rap. Ci sono quattro strumentisti più
due rapper che si alternano, e il sound, diciamo, il suono che viene fuori è davvero molto molto attuale, molto, molto dinamico, ed è sicuramente un modo, diciamo, per avvicinarsi ad un pubblico giovane. E quest'anno la scelta rispetto all'anno precedente, diciamo, è andata molto in una direzione più giovanile, quindi sia la scelta per quanto riguarda i DJ set e anche per quanto riguarda i live, sono tutti progetti che sicuramente piaceranno di più ad un pubblico più giovane, perché sicuramente per noi riuscire ad arrivare e a comunicare, diciamo, i valori che rappresentano questa iniziativa è molto molto importante, diciamo, arrivare al pubblico giovane e quindi costruire una base per quanto riguarda la diffusione di queste iniziative. L'ambiente, l'energia, l'economia, il cibo sono tutte, diciamo, tutti argomenti fondamentali e noi affronteremo durante il festival con le aziende, quindi i privati, con le istituzioni, con gli enti, tutta questa serie di argomenti, proprio sviscerandoli e cercando di parlare, dialogare e soprattutto nello stesso tempo presentare nuove soluzioni che sicuramente esistono per quanto riguarda il miglioramento di questi aspetti. E sono davvero molto molto contento, vi assicuro che non è stato facile dare continuità al progetto, però ripeto di nuovo, tutto questo è possibile perché appunto abbiamo creato davvero un'importante sinergia tra le istituzioni, gli enti e i vari partecipanti, e questa, diciamo, questo è il grande valore che ci porta poi a poter, diciamo, dare continuità e realizzare una seconda edizione. Quindi ancora una volta voglio ringraziare la città di Acqui Terme, il sindaco Danilo Rapetti e tutti, diciamo, i vari collaboratori che hanno fatto sì che questa edizione si concretizzasse e diventasse realtà. E non so se c'è ancora qualcuno che volesse dire. Se vogliamo fare un intervento al sindaco. Ecco. C'è raggiunto il nostro sindaco, il dottor Danilo Rapetti, e poi passiamo alla parte. Grazie Simona. Velocissimamente, perché chiedo scusa, devo scappare, ma è stato interessante anche per me ascoltare Alex che dettagliava gli interventi, le ragioni delle singole serate, la filosofia un po', diciamo, che si sta dietro a questo progetto, tant'è che quando, per ragioni come sempre un po' economiche, ci siamo incontrati e arrivano le difficoltà, cioè ci siamo incontrati non per ragioni economiche, insomma, dopo ci siamo incontrati arrivano le difficoltà economiche, però non poteva l'amministrazione pensare che un'iniziativa che si chiama Revolution, tra l'altro, abortisse dopo una prima stagione tra l'altro di successo, sia dal punto di vista della qualità di chi aveva partecipato, grazie alla direzione artistica di Alex, sia per l'interesse e obiettivo degli interessi dei temi sollevati. E quindi, l'ho detto a testimone lui per primo, quanto è stato complesso riuscire a trovare tra le pieghe del bilancio le collaborazioni con altri, anche con privati, con altri enti, la possibilità di esserci, però ci siamo e credo che una cittadina come Acqui, che trovi nell'ambiente, avendo noi prima qui ambiente, fra le manifestazioni diciamo culturali più importanti, ed essendo qui in Val Bormida, un po' capoluogo della Val Bormida, una terra che è stata tanto martoriata dalle vicende legate all'Arca di Cengio, ma che ha saputo reagire negli anni con una lotta continua, adesso detto così sembra che citi un'organizzazione, però con la lotta continua, ma sempre pacifica, ha saputo riscattarsi. Oggi Acqui vuole essere capitale
turistica, capitale culturale, e Revolution Culture è una, e diventerà sempre di più, per continuità, per ricchezza di contenuti, un fiore all'occhiello. Quindi grazie Alex, sei in tutti gli ambiti di espressione tua, da quella artistica in senso stretto, quella organizzativa a vari livelli, una risorsa importante. E poi ha sottolineato quanto quest'anno ci sia anche una particolare attenzione ad artisti giovani o comunque emergenti o comunque che sono già emersi, perché poi alla fine questa parola emergente è sempre, cioè gente che si sta già facendo valere ben oltre i confini acquesi e piemontesi. Chiedo scusa, mi aspetto la Barone, complimenti ancora. Grazie a tutti voi. Ci vediamo il primo luglio e vi aspettiamo. Ecco, il festival è una cosa molto importante, il festival è totalmente gratuito per il pubblico, questa è una cosa davvero molto, molto importante da ribadire. Durante gli eventi in qualche occasione ci saranno dei piccoli stand degustativi e niente, diciamo presentato tutto, il festival è online sul sito revolutionculture.it, i nostri social Instagram e Facebook potete trovare sotto Revolution Culture Festival, sia su Instagram che su Facebook, quindi lì in queste pagine troverete tutte le informazioni che andremo a pubblicare appunto riguardo il festival. Revolution Culture non è soltanto un festival, ma è soprattutto un movimento fatto di artisti, di varie figure, diciamo, che tutte insieme collaborano per, in questo caso, diciamo, adesso che siamo agli inizi, per sensibilizzare, dialogare, e appunto viene utilizzata la musica proprio per fare questo tipo di attività. Io vi ringrazio e vi aspetto quest'estate ai concerti. Arrivederci.